oltre 350 atleti su quattro aree che combatteranno nella kickboxing, nel full contact, nella savate, nello chest fight, nella muay thai, nella MMA. E avremo un gala che partirà alle 20.45 con ben tre match di lotta senegalese, con la cintura in palio nei pesi massimi, e poi chiaramente avremo le due semifinali mondiali di chest fight o savate professionistica che se ne giocheranno degli atleti di casa nostra. Il clou per quanto riguarda lo chest fight sarà l'alfiere della società Andrea Doria, guidata da Luigi Lengo, il nostro Luca Sacco, che combatterà contro Anthony Fremont, che arriverà da Marsiglia, porto da combattimento insieme alla lotta senegalese. È una novità perché poco tempo fa vidi questo tipo di lotta così nuova in Italia, perché in Italia è da pochissimo che è approcciata qua con noi, e essendo molto similare alle mixed martial arts che normalmente in tutto il mondo sono molto famose, ho detto perché non unire queste fazioni. Intanto la tradizione tra Italia e Senegal, che è molto importante, anche perché qua a Genova abbiamo tantissimi senegalesi che fanno parte della nostra comunità. Motivo d'orgoglio, un momento importante per valorizzare lo sport, per dare visibilità al grande patrimonio organizzativo che abbiamo. Cioè, io ringrazio a nome di tutta la regione Marco Costaguta, perché sicuramente si prodiga per preparare, organizzare tanti eventi, e chi oggi si butta probabilmente è un pazzo, perché trovare la quadratura economica in un momento di crisi dove gli sponsor sicuramente latitano non è facile, quindi ci vuole tanta passione, ci vuole tanto coraggio, e tante volte si riceve meno di quel che si dà, però la soddisfazione grande è quella di vedere tanti atleti che poi si combattono realmente sul ring. Questa è una grande famiglia, io ho imparato a conoscerla, ad apprezzarla.